Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Benissimo. Questo è un video molto importante, nel senso che è un video chiacchierata studio, cioè farò un vero e proprio studio, ma a mo' di chiacchierata. Ho davanti solamente un capitolo e ho deciso di farlo adesso il video, però ce l'ho in cuore da ieri. Però la decisione l'ho presa adesso. Allora, due cose, due situazioni. Allora, hanno tre. Numero uno, questo video è per la Chiesa, punto. Per i nati di nuovo. Quindi si parlerà in un certo modo. E non c'è bisogno di stare a spiegare troppo le cose, perché chi è nato di nuovo non ha bisogno di troppe spiegazioni. Ok, punto numero uno. Il punto numero due è che io, se sono un predicatore dell'Evangelo, che va generalmente parlando dalla Genesi all'Apocalisse, perché l'Antico Testamento getta luce al Nuovo Testamento. Quindi, per predicare l'Evangelo, non devi partire da Matteo, ma da Genesi. Ok, quindi se io sono un predicatore dell'Evangelo, devo predicare l'Evangelo, devo predicare la Bibbia. Tutta, tutta. Non solo quello che mi va, non solo quello che ti va a te. Non esiste. Devo predicare tutto. Questo è il secondo step. L'ultimo step è l'amore. Se c'è un concetto che rientra nel popolo di Dio, e non è un concetto nuovo, già abbiamo fatto il video, chi pensa che questo concetto nasce adesso o col Nuovo Testamento non conosce proprio nulla della parola di Dio. Ok? Questo è un concetto che è sempre esistito. Quando l'uomo cade, la prima cosa che fa Dio è vestirlo. In quel momento l'uomo era nemico di Dio, perché aveva cercato di usurpargli il trono, e per usurpare il trono a qualcuno lo devi far fuori. Quindi l'intento del cuore dell'uomo era quello di uccidere Dio, fermo restando che non si può uccidere Dio, fermo restando che è impossibile all'uomo fare e a chi che sia una cosa del genere, ma il disegno del cuore dell'uomo era quello. Infatti, diventare come Dio significa toglierlo e prendere il suo posto, ma questa è un'altra storia. Benissimo. Allora, uno degli aspetti dell'Evangelo è l'amore. Quindi l'amore è un comandamento. Amare non è se ti va, ami, se non ti va, non ami. Quindi l'amore è un comandamento. Quindi o ti va o non ti va, devi amare. Tutto l'Evangelo si muove in questa direzione. Dirà Giacomo, fede e opere. Così è l'amore. Sono 12 anni che diciamo queste cose. Nella Bibbia l'amore è azione, è concretizzare. Questo non annulla il sentimento, assolutamente. Ora però, in mancanza del sentimento, non è che tu non concretizzi l'amore, l'amore è un'azione, ok? Quindi amare a parole, non se, come dicono i cattolici, non si canta messa. Ok, scusate la battuta infelice. Ok, in questo video vogliamo parlare dell'offerta. Perché vogliamo parlare dell'offerta? Perché io normalmente in questo sono mancante davanti a Dio, e già l'ho detto negli anni. Perché io ho sempre parlato quasi nulla dell'offerta e delle decime. Ho parlato, certo, ma poco e niente. E questo è male, perché se una cosa sta nell'Evangelo, io,
qualsiasi predicatore deve insegnare al popolo, fermo restando che poi le decisioni che prendono gli altri, le vie che prenderanno gli altri sono affari loro. Io più che essere dispiaciuto là dove vedo il male, più che pregare per loro non posso fare. Però poi ciascuno renderà conto a Dio di quello che sta facendo. Quindi predicare l'offerta, insegnare al popolo l'offerta, insegnare ai giovani e non giovani il tema dell'offerta che è legato all'amore. Ricordati questa parolina, l'amore è il fondamento di tutto. Quindi insegnare è mio compito. Quindi io chiedo perdono a Dio perché ho parlato poco di questo ed è un grande male. Il popolo perisce per mancanza di conoscenza e anche per mancanza di amore, perché i cristiani hanno delle idee molto spesso che non stanno né in cielo né in terra. Non sono pochi i cristiani, i credenti, che pensano che siccome stiamo nella grazia, l'offerta è volontaria. Come tale, non sto parlando della quantità. Cioè, dare l'offerta è un qualcosa di volontario, ok? Io non so se tu pensi questo, da dove lo prendi nella Bibbia, non so chi ti ha insegnato la Bibbia e se hai studiato con me, perché molti studiano con me e poi però dicono delle cose che io non ho mai dette, anzi vanno contro. Quindi alle volte non è neanche colpa del predicatore di turno. Ok? Allora, nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, perché quando si parla di offerta non devi partire da Matteo, devi partire dalla Genesi e cominciare a vedere il discorso. Non esiste l'offerta nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, nella Chiesa, nella grazia, l'offerta volontaria, dove lo leggi? Dove leggi che l'offerta è volontaria? Non sto parlando della quantità, di quello che tu stabilisci nel tuo cuore dare liberamente. No, no, l'offerta. Dove sta scritto che è volontaria? L'offerta non è volontaria. No. Intanto va contro la legge dell'amore. L'offerta è un comandamento di Dio. Cioè tu non è che se ti va, tu, io, parlo ai cristiani, io per primo, l'offerta non la dai se ti va. No. L'offerta la dai, punto e basta, per comandamento di Dio. Punto. È un comandamento. Dare l'offerta è obbligatorio. Poi chi non può dare l'offerta perché se sta a morire di fame la deve ricevere. È un'altra cosa. Non la deve dare, non è obbligato a dare. Nel suo caso, questo comandamento non rientra perché poverino. Non ha i soldi per comprarsi neanche il cibo, l'offerta la deve ricevere. È diverso. Certo, ovviamente, certamente. Ma chi, potendo dare anche un solo euro, uno, non è che se ti va dai l'offerta di un euro. No, tu sei obbligato per comandamento. Io questo te lo dico come insegnamento biblico. Poi se tu ti vuoi ribellare a questo, vuoi irrigidirti, vuoi dare le spalle a questo, mi vuoi fare 1.000 video e darmi della postata, accomodati. Tanto non è che dovrai rendere conto a me, dovrai rendere conto alla parola di Dio. Poi voglio fare un'altra premessa, e che sia chiaro, e lo metto per l'ennesima volta, come ho fatto in questi 12 anni,
nero su bianco con la mia faccia in prima pagina, in front page, ok? Il mio nome è Alessio, il mio cognome è Evangelisti. Io, Alessio Evangelisti. In questi 12 anni non ho mai voluto, e continuerò così finché Dio me lo permetta, non ho mai voluto e non voglio assolutamente attingere al mio diritto, te lo dico, te lo metto qui, fai finta che c'è scritto mio diritto, quale predicatore, insegnante, eccetera, 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 di ricevere offerte a chi liberamente vuole dare, ma tutti siamo obbligati come comandamento a dare l'offerta, poi ciascuno vede dove deve andare indirizzata l'offerta e quanto dare, questo sì, ma l'offerta come principio è un comandamento biblico. Io, Alessio Evangelisti, ho il diritto di ricevere offerte. Questo diritto io l'ho messo in disparte, cioè non lo voglio utilizzare. I motivi sono, non è uno, neanche due, neanche tre, sono tanti, tanti, veramente tanti. Ve ne dirò uno solo, a vergogna, a vergogna di chi fa queste cose, perché non tutti fanno queste cose. Perché la durezza e la mancanza di amore di alcuni mi fa venire il voltastomaco. Questo è solo uno dei motivi per cui non voglio proprio avere, preferisco andare a chiedere lei, qualora fosse, l'elemosina al mondo, o addirittura, scusate, è duro quello che sto per dire, prendetela con le pinze, preferisco andare a chiedere aiuto ai cattolici. È duro, sto parlando proprio di getto, non c'ho niente di preparato, c'ho un capitolo della Bibbia davanti e questo è quanto. Questa è la situazione. Non tutti, non sto dicendo tutti, sto dicendo però tanti. E in nome dell'idolatria e dell'amore del denaro, perché il denaro sì si ama, si va a accusare i ministri che giustamente esistono, che rubano benissimo. E si va anche a puntare il dito contro la decima che io ho insegnato e continuo a insegnare che nel cristianesimo la decima non c'è come comandamento, ma ci sono dei fratelli, tipo Anthony Stallo e molti altri, che sono convinti che c'è, anche se dottrinalmente secondo me sbagliano. Però non per questo sono dei ladroni. Assolutamente. Infatti io li rispetto. Io, un predicatore, un chi che sia, un ministro che predica la decima perché è convinto, anche se sbaglia, però, io lo rispetto e non lo vado ad annoverare come un ladrone, perché il ladrone non ruba perché chiede la decima. Ruba perché ruba, a prescindere dalla decima. Anzi, quelli che rubano sono più pericolosi coloro che non chiedono la decima che quelli che chiedono la decima, perché quelli che rubano e non ti chiedono la decima ti dicono: no, tu non devi dare la decima perché adesso tutto è di Cristo, quindi altro che il 10%, tu devi dare il 20, il 30, il 40%, capito? Quindi sono pure più pericolosi, almeno chi ruba e ti chiede la decima. Ti sei salvato perché ti chiede solo la decima, per dire. Quindi io non mi metto a puntare il dito. Per esempio, c'è un fratello che io studio con questo fratello nel mio piccolo apologetica, lui è a favore della decima e non l'ha mai presa. Anzi, una volta l'ha presa nella vita, però la insegna, io lo rispetto. Quindi il problema del credente che in nome di io sono attaccato al denaro, non mi va di darlo,
eccetera, 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 inizia a puntare il dito contro i chi ruba e contro la decima. Ma il problema di chi ruba è un problema che c'è e che esiste e che adesso ciò esula da quello che io desidero insegnare, ok? È completamente diverso. Perché come esistono coloro che rubano, esistono anche molti credenti che accusano quelli che rubano, però non si mettono mai davanti allo specchio per vedere se loro vivono la legge dell'amore e danno l'offerta laddove la devono dare, perché l'offerta sai che non la puoi neanche dare dove dici tu, anche lì c'è un comandamento e adesso ci arriveremo. La devi dare dove dice il Signore, adesso ti dirò dov'è che la devi dare. E non si mettono mai davanti lo specchio per vedere se loro stanno in regola con la legge dell'amore e dell'offerta. Perché amare è un comandamento. Dare l'offerta è un comandamento. Dio non dice se ti va tu dare offerta, se non ti va non ti preoccupare. No, vogliamo leggere 2 Corinti 9? 2 Corinti 9 dice, tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo leggeremo, lo diremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Non vi posso far vedere il computer, però ve lo leggerò. Leggo da una vecchia Dodati, come sempre, dice... Perciò che della sovvenzione che è per i santi, mi è soverchio scriverne, poiché io conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale io mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che la Caia è pronta fin dall'anno passato e lo zelo da parte vostra ne ha provocati molti. Molti, ne ha provocati molti, vedi? L'Apostolo Paolo come chiedeva soldi? L'Apostolo Paolo chiedeva soldi. Se un santo di Dio chiede soldi, no, tu non devi chiedere soldi, sono gli altri che devono decidere se darteli. Amico mio, fatti gli affari tuoi. Togliamo quelli che rubano. Non è che rubano tutti. Togliamo Alessio Evangelisti che non ha mai chiesto niente, continua a non chiedere niente, e quelli che mi hanno scritto per dirmi ti do un'offerta, gli ho detto no grazie. E non perché io abbia il mio lavoro, perché io sì ho il mio lavoro, è un buonissimo lavoro. Però siccome io ho tante spese, quando arrivo alla fine del mese e se mi devo fare una visita medica, io non so come fare, devo andare dai miei genitori. Quindi io avrei bisogno, ma me ne guardo grazie. Guarda, preferisco andare a chiedere l'elemosina. Quindi toglimi a me. Ok? Io lo faccio per l'amore della verità. L'Apostolo Paolo chiedeva soldi per l'opera di Dio, certamente. Lui era dentro l'opera di Dio, perché lui più avanti dirà io rinuncio a questo diritto. E perché rinunciava a questo diritto? Punto numero uno. Punto numero due, l'Apostolo Paolo sì chiedeva soldi per l'opera di Dio. E chiedere soldi per l'opera di Dio che uno porta avanti non è sbagliato. Il ministro che ti invita, se tu fai parte di quel ministerio, perché tu dici, ah io la do dove voglio, no, perché se tu fai parte di un ministerio, allora che ci stai a fare dentro a quel ministerio? Se tu fai parte di una comunità, come puoi andare a dare l'offerta a un'altra comunità? Santo Signore benedetto è Dio. Ma questo ti insegna la parola di Dio?
Guardate, non mi scrivete, eh? Cioè non voglio vedere una mail. Scusate, sono arrabbiato e ce l'ho con chi si comporta male, non con i cari fratelli. Proseguiamo. Ora io, mandati questi fratelli a ciò che il vostro vanto di voi non riesca vano in questa parte, affinché, come io dissi, siete presti, che talora se quando i Macedoni saranno venuti meco, non vi trovano presti, cioè non vi trovano pronti, non siamo svergognati noi, per non dir voi, in questa ferma confidenza nel vostro vanto. Io non sto leggendo qui un Paolo guidato dallo Spirito Santo nella sua infallibilità della trasmissione delle scritture, che sta dicendo se vi va date l'offerta, se non vi va non date l'offerta. Io non leggo questo. Io qui non leggo offerta volontaria, io qui leggo comandamento, dare l'offerta, ciascuno volontariamente, di cuor puro e secondo quello che lui ha stabilito nel suo cuore, tradotto. Non è che se io guadagno 5.000 euro al mese o 10.000 euro al mese poi do un centesimo d'offerta. Quindi anche lì il volontario bisogna vedere cosa dice. Andiamo avanti. Perciò ho reputato necessario esortare i fratelli, desortare i fratelli, ma come ne era volontaria, che vadano innanzi a voi e prima diano compimento alla già significata vostra benedizione a ciò che sia presta pur come benedizione e non avarizia. Ora questo è ciò che è detto Antico Testamento. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente e chi semina liberamente mieterà altresì in benedizione. Ciascuno faccia come deliberato nel cuor suo, non di malavoglia né per necessità, perciò che Dio ama un donatore allegro. Quindi il volontario ha a che fare nel discorso generale di dare quanto dare, di dare di benevoglianza, ma l'offerta è un comandamento che già nasce di per sé dalla legge dell'amore. In più la scrittura te lo mette nero su bianco. E se tu sei uno che studia la scrittura e vive la scrittura, anche se non la studi perché sei un credente, tu sei sotto i comandamenti del Signore. Tu devi avere dove dare. Devi averlo. Ora, il Dio è potente da far abbondare in voi ogni grazia, ciò che avendo sempre ogni sufficienza in ogni cosa, voi abbondiate in ogni opera buona. Torniamo a Giacomo, opere e fede. Siccome è scritto, egli ha sparso, egli ha donato ai poveri la sua giustizia dimora in eterno, ora colui che fornisce di semenza il seminatore e di pane da mangiare, ve ne fornisca altresì e moltiplichi la vostra semenza ed accresca i frutti della vostra giustizia, in maniera che del tutto siete arricchiti in ogni liberalità. La liberalità non annulla il comandamento, la quale per noi produce rendimento di grazie a Dio, poiché l'amministrazione di questo servigio sacro non solo supplisce le necessità dei santi, ma ancora ridona in verso di Dio per molti ringraziamenti. Necessità dei santi. Quando, per esempio, la persona che io studio, che lui vive di questo, eccetera, eccetera, io a lui non gli do l'offerta perché la do altrove, però so che gli arrivano e poi non è che ci studio direttamente, però la do altrove. Non ha importanza dove, so io dove e lo sa Iddio dove. E nel mio piccolo, però quando loro investono tempo, investono denaro, cioè perché quando tu vai a comprare una Bibbia non t'arrabbi e la paghi anche 50 euro. Però se qualcuno ti fa del materiale che lo paga, perché non tutto il materiale è satanico, c'è tanto materiale di falsa dottrina satanico che non vale nulla.
Però c'è anche del materiale buono, perché se uno te lo fa pagare, tu lo devi accusare come un malfattore, un ladro, quello che ti pare. Non lo vuoi? Non lo pagare, non lo prendere, non gli dare niente, nessuno ti sta puntando il fucile. Ma non ti mettere a creare problemi, a fare ostracismo, no, ostracismo contro i fratelli, non mi viene il termine, ostacolare, non ti mettere a ostacolare l'opera di Dio in nome di, presentando tutti i versi a destra, a sinistra, campati in aria. E se tu reputi che qualcuno, come reputo io, non sa né quello che dice, né quello che fa, e che addirittura sta rubando soldi al popolo, come ce ne sono, io li ho denunciati, e si mettono a fare commercio, a vendere libri di pieni di immondizia, di eresie, allora quello è un altro discorso. Ma se tu vai in libreria e ti compri un libro di John Bunyan, Il pellegrinaggio del cristiano, che è un libro che io sconsiglio e straconsiglio a tutti, addirittura regalateli a quelli del mondo, perché sono libri di evangelizzazione, o se compri un libro di David Wilkerson, perché David Wilkerson, nessuno gli ha mai scritto una lettera dicendogli quando era in vita: ladrone, scrivi libri e poi li vendi. Però a quelli che ci stanno vicino, se sono buoni, sì, lo si fa, chi lo fa. Poi le cose sono un pochino più articolate, poi qui si entra nel copyright, e voi lo sapete come la penso io sul copyright, nel senso che ovviamente se scrivi un libro sei obbligato a metterci il copyright, però io non vedo il copyright nel cristianesimo, e eccetera, eccetera, eccetera. Però dare l'offerta, sostentare qualcuno, è la legge dell'amore, è un comandamento di Dio, e tu, se sei cristiano, sei ottemperato. Dove stai tu? Dove stai? Stai in una comunità, tu devi dare l'offerta volontaria come comandamento nella tua comunità. Tu non puoi andare. Ecco perché io do l'offerta per qualcosa che io sto vivendo qui a Roma, e quindi io lì mando la mia offerta, capito? Perché siccome non navigo nell'oro, non mi metto ad andare a destra e a sinistra, perché già ho detto che come sto. Ok, e la stessa cosa tu, è scritto che chi non supplisce i suoi, questo è scritto in Timoteo, è peggio dei pagani, quindi tu devi iniziare a supplire dalla tua famiglia e poi, spiritualmente parlando, dalla tua comunità. Quindi tu devi dare l'offerta nella tua comunità, non dove dici tu, che poi il Signore ti ha fatto sentire, amen. Ma io non appartengo a nessuna comunità. Avrai qualcuno, se spera, perché lo Spirito Santo insegna direttamente la dottrina. Amen. Ma lo Spirito Santo ha messo cinque ministeri. Usati dallo Spirito Santo ti insegnano la dottrina, ma fa tutto lo Spirito Santo, ma i ministeri esistono. Avrai qualcuno che tu segui, che reputi di sana dottrina, se spera che segui uno di sana dottrina e non segui un apostata, tipo David Howell, satanista, massone, e che più ne ha più ne metta. E lì devi dare la tua offerta, se ce l'hai. Poi se sei povero, che non c'hai una lira per piangere, come se dice a Roma, allora lì no, assolutamente no. Ma l'offerta, amati nel Signore, scusate, io sono duro nel parlare, e lo so, non riesco a cambiare, e io ci provo a essere più zuccherino e non ci riesco. Che devo fare? Pregate per me, perché io proprio non ci riesco. Poi mi scaldo e da, come si dice a Roma. Quindi l'offerta,
fa parte dell'Evangelo di Gesù Cristo, dell'insegnamento biblico, e io, se sono un predicatore e un insegnante di Bibbia, io devo insegnare questo. Punto. Paolo lo faceva. E non metterti a sparare. Ma quanto sono più avveduti i figli delle tenebre? Tu guarda se uno stregone, gli stregoni, quando tu vai da loro, macumberi, palomaiombe, eccetera, 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 quando tu vai da loro, ti chiedono 10, 20, 30 mila dollari. Come glieli danno? Come stanno zitti? Per dire, noi. Ha un servo, come ti chiede qualche cosa, ladro. E se è ladro, è ladro. Amen. Ma se non è ladro, non è ladro. Perché insegnare al popolo a essere generosi e a dare l'offerta per comandamento è il Vangelo di Gesù Cristo. Poi, se uno di sana dottrina chiede qualche cosa nel suo ministero, se tu sei d'accordo glieli dai, se non sei d'accordo, ma non, ma chi t'ha puntato il fucile? Chi ti ha puntato il fucile? Tu mi vuoi mostrare un verso della parola di Dio? Amico, inizia a leggere la Bibbia dalla Genesi. Nel popolo di Dio deve esistere sempre l'offerta per il sostentamento sia dell'opera di Dio, sia dei poveri e sia dei fabbisogni del popolo. Questo è un principio biblico che, a parte che c'è scritto nero su bianco come comandamento, ma nasce anche laddove non c'è scritto nero su bianco la legge dell'amore. La legge dell'amore implica in automatico, implicitamente ed esplicitamente, questo. Hai capito? Quindi non esiste se mi vado all'offerta. Tu non hai capito niente, chi lo fa, eh? No, tu dare offerta, punto e basta. E in più la devi dare di cuore, dove, già te l'ho detto, io adesso evangelisti non c'entro niente in questo, grazie. Non l'ho mai presa e manco la voglio, mi guardi il Signore per carità. Guarda, se dovessi aver bisogno, vado dai cattolici. È una battuta triste, perché è meglio, preferisco, salvaguardando la parte buona dei miei fratelli, perché non sono tutti così. Mi sto rivolgendo a quella fetta ampia, che sì, è così. E non è la volontà del Signore. Quindi non rompete, ve lo dico alla romana, non rompete le scatole ai buoni, ai bravi, in nome di la propria tirchiaggine, che tu devi fare questo, devi fare, ma tu non ti preoccupare quello che fanno altri. Allora fai un video, metteci la faccia, nome e cognome, apri la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, contestualizzi tutto e vai a smontare quello che reputi sia da smontare, però poi fai attenzione perché se uno ti risponde o ti invita a un dibattito, poi rimani con la bocca aperta, perché qualcuno un giorno si potrebbe pure scaldare. E se si scalda, te fa nome e cognome, te mette davanti e ti dice adesso scendi in campo con la Bibbia e facciamo un dibattito. Tot minuti parli tu, tot minuti parlo io e vediamo. La maggior parte neanche si presenterebbero, ve lo dico io. You understand? Io non lo so com'è venuto sto video. Lo sto facendo di getto. Quello che so è che ho presentato il consiglio biblico. Come al solito, probabilmente l'ho presentato con il mio modo, che lascia un po' a desiderare. L'offerta non è obbligatoria. Wow. È proprio vero che il popolo perisce per mancanza di conoscenza. E come va avanti l'opera? Come
si evangelizzano le persone? Come si fanno trattati, libri, video, cose? Chi ti paga la corrente, l'abbonamento, questo, quest'altro? Mica sono tutti come me che ho il mio, grazie a Dio, lavoro. Come si fa? Questa è la legge dell'amore? Delle anime, dell'opera di Dio, le anime che vanno salvate? Come si fa? Senza soldi? Allora fa una cosa, stasera a cena, quando ti metti il piatto sulla tavola, fatti una bella preghiera e vattene a letto senza magnà. Tanto campamo d'aria e di spirito. Dio ti benedica. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Sorridi, che Gesù ti ama, e non mi scrivete mail. Non vi voglio leggere. Signore vi benedica. Se Dio vuole, ci vediamo al prossimo video programma. Vedete quello che ci volete fare con questo video? Se reputate che sia parola di Dio, condividete, scaricatelo, fateci quello che volete. Shalom.